Eccoci qui con il portinone Vincenzi. Oggi una bellissima prova della squadra, ma anche tu hai salvato tantissime volte il risultato. Ti vado a chiedere un commento sulla gara. Beh, partita molto difficile. Purtroppo il risultato non giusto, con un piccolo fuorigioco di un metro. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Purtroppo è andata così. Effettivamente una partita bella, maschia, ben giocata da entrambe le formazioni. Voi eravate passati avanti, nel finale ecco, non siete riusciti a tenere, forse ecco, per questo episodio dubbio, però ti vado a chiedere cosa hai visto di buono quest'oggi, cosa pensi invece che magari è mancato? La partita, allora, diciamo, primo tempo siamo mancati un po', forse anche un po' noi in mezzo al campo, in confronto alla settimana scorsa che eravamo molto più compatti. E secondo tempo invece siamo rientrati più uniti, un po', diciamo, ci abbiamo messo un po' più di coraggio e siamo andati avanti con col gol di Giacomo, il capitano, però purtroppo nel ci abbiamo finale, dato poi finale ripreso. male. Effettivamente si è vista la tigna che avete messo nel secondo tempo. Infatti, per me il cambio è stato sicuramente di testa, è una cosa che è cambiata nella ripresa. Ti vado a chiedere adesso, dopo questo bel cambio di marcia della vostra squadra, le ambizioni sono le stesse delle mister per te, cioè quelle di salvarsi tranquillamente e poi magari vedere in futuro? Ma certo, il primo obiettivo è la salvezza e recuperare tutti i punti persi, purtroppo in un girone d'andata abbastanza scadente. L'obiettivo è arrivare il più alti possibile. E magari chiudere le gare prima. Esattamente. Perché arrivare magari a maggio-giugno, che ancora stanno giocando, non è Infatti. molto piacevole. Senti, ti faccio ancora congratulazioni per oggi e in bocca al lupo per il continuo. Grazie, Grazie mille. Portiero.